Buonasera, buon pomeriggio, salve. Giusto per darle qualche informazione principale, vorrei un attimo farle capire chi sono io, come mai sono qui, cosa ci facciamo insieme in questa stanza e meno tempo utilizzeremo per fare insomma questo trattamento di controllo. Prima non vedrò più la sua faccia, prima meglio sarà, insomma. Allora, io sono Claudia. Non rivelo la mia vera identità perché per una questione di privacy, di sicurezza, preferisco. Io per lei sono Claudia e Claudia resterò. Mi occupo di aiutare, diciamo, le aziende o comunque le fabbriche, i datori di lavoro, i capi che hanno certe attività con una grande quantità di personale, a fare un controllo campione per capire se c'è tutto in regola, se c'è qualche anomalia nel personale. Faccio dei controlli campione, molto molto accurati e dettagliati, infatti ho tutti i miei strumenti che lo utilizzerò e il computer. Per lei io sto cercando in qualche modo di farle capire, a me non interessa assolutamente nulla di lei, a lei non deve interessare assolutamente nulla di me, anche perché questa sarà la prima e l'ultima volta che ci rivedremo. E nulla, se questa piccola seduta, questa piccola ispezione, diciamo, andrà bene, per lei non ci saranno conseguenze. Se questa seduta andrà male, ci saranno delle conseguenze molto, molto, molto pesanti nei suoi confronti. Ma tanto a me non interessa perché sarà qualcosa che ricadrà eventualmente su di lei. Io ho fatto semplicemente il mio lavoro, che è super divertente perché praticamente sono delle punizioni che ogni tanto arrivano, però è la legge, è la correttezza. Bisogna essere sinceri, onesti, fare il proprio lavoro e quindi io sono giusta, però un po' furbetta. Allora, io sto attendendo il signor Rodolfo. È lei, signor Rodolfo? Ecco, le dico che già il suo nome non mi piace, però quello è stato deciso all'anagrafe, quindi noi non possiamo farci nulla. Allora, ora prendo un mitra. Allora, qui c'è la mia strumentazione, che utilizzerò. Per fare questa breve ispezione e ora le farò un po' di domande. Allora, le spiego come si svolgerà questo nostro incontro, dove ci sarà esclusivamente professionalità, non ci sarà diciamo sintonia, no, cioè io sono una figura, lei è un'altra figura, zero. Allora, le farò delle domande dove lei deve rispondere correttamente e in modo sintetico, perché non me ne frega niente. È semplicemente un lavoro perché per prassi praticamente devo fare. Poi ci sarà un'ispezione proprio su di lei, con degli attrezzi, con dei guanti, con questo, per controllare che lei sia in regola. Io sono molto fiscale, nel senso che se già all'inizio lei inizia a prendermi in giro, il nostro incontro termina qui, lascio un esito negativo e le verranno scalati dei soldi dallo stipendio, avrà dei giorni in più di lavoro, dovrà fare degli straordinari non pagati, le salteranno così in aria le ferie, perché l'ho deciso io, perché se io posso. Quindi io le dico di stare molto attenta a suo rischio e allora andiamo con il mio strumento e le chiedo di dirmi il suo nome, cognome e secondo nome. Chiaramente se non ha un secondo nome, se lo inventi, perché io non scrivo su questo database. Rodolfo, grazie. Un secondo nome? Non attendo, cioè nel senso mi stanno già girando le scatole, quindi se
gentilmente affrettiamo un po' i tempi, sono già 3 minuti che sono qui con lei. Sa, meno tempo è, più indolore è. Lo accetto. Ok, allora, data di nascita, luogo di nascita, ora di nascita, così per aggiungere un dato, per farmi dire che sono professionale, se ha un gemello, così, e se ha dei precedenti penali, così lo possiamo scrivere. Me li dice in sequenza, uno alla volta, piano, con uno spazio di 30 secondi a risposta. Ok, nell'ultima risposta ho aspettato 28 secondi, ma diciamo che per 2 secondi posso essere anche leggermente meno fiscale. Allora, signor Rodolfo Augusto, come si vuole chiamare, anche se io ho scritto Matteo, così, anche se lei mi aveva detto Augusto. Allora, inizio adesso a farle un po' di domande su Madalati, ah sì, il codice fiscale, chiedo scusa, come, sì, il suo codice fiscale, scandisca bene le parole. Non mi faccio nervosire, che io non sopporto scrivere il codice fiscale. E se lo ricorda a memoria, vero? Perché sa che non la farò guardare nella tessera sanitaria, carta d'identità, quindi o se lo ricorda a memoria o se lo inventa e fatti suoi se poi non corrisponde. Benissimo, allora me lo detti. Con un po' di logica, magari, se lei si chiama Augusto, sarà tipo Ag, T, S, T, quelle cose lì, non tipo B, T, V, N, P. Logica, logica, cortesemente. Stiamo dicendo il suo codice fiscale. Informazione così magari per addolcirmi leggermente, le posso concedere una piccola possibilità. Un'informazione che vuole inserire personale per descriverla, così in modo tale che io valuto se può essere di buon auspicio, non lo so. Se le viene in mente qualcosa me lo può dire, altrimenti sarò un po' più perfida dopo, quindi valuti lei a suo rischio. Sinceramente a me cosa dovrebbe interessare che a lei piacciono le fonzi? Cioè così proprio per chiedere. Vabbè, segniamo che lei gioca a basket, giusto per mettere qualcosa di normale. Spero che lei abbia muscoli. Gentilmente, per confermare tutte queste idiozie che abbiamo scritto, una firma qui sotto, c'è qui, vede il piccolo tastierino per persone come lei. Mi faccio gentilmente, faccio una firma veloce. Tenga. Se magari non ci mettiamo 45 minuti, magari possiamo controllare con il nostro controllo. Anzi, aspetti che ne faccio una anche io. Sì, giusto per. Allora, adesso le farò 5 domande. 5 domande, stia ben attento, le farò 5 domande. Che non faccio a tutti, ma mi sento di farle a lei perché la vedo più delinquente. Quindi chiedo. Allora, lei beve, signor Augusto? Ok. Ogni quanto beve? Beve prima di venire nel luogo di lavoro? No.
se uno come la sua faccia mi risponde di no, io sicuramente le credo. Non è che le faccio fare un alcol test prenotato per martedì 2 agosto alle 9:30 di mattina, sai, chiaro? Voglio i risultati dell'alcol test. Chiaramente lo faccio fare in un ospedale lontano da qui, così deve consumare la benzina per arrivare a fare l'alcol test. Ore 9, tra 2 giorni. Cerchi di non bere alcol prima di fare l'alcol test. Rapporti ha con la sua famiglia? Mandiamo i servizi sociali. Fa uso di droghe? Fa uso di sostanze particolari? Mi fido, mi fido. Qui devo dire che sono molto, molto severa in questo, quindi se lei mi avesse detto una cosa sbagliata, una cosa errata, mi sarei molto alterata, ma in questo ho visto fiducia, quindi segno che lei non utilizza delle sostanze. Se dovessi scoprire un giorno che fosse eventualmente il contrario, subirà dei gravi danni cerebrali, perché non si dicono le bugie alle persone che si chiamano Claudia. Trasferire ad Ascoli Piceno. Ok, mancano due domande. L'ultima non se l'aspetterà per nulla. E la penultima, cosa le posso chiedere? Usa stuzzicadenti dopo i pasti? Bene. No, io no. Però mio papà è una persona molto saggia. Dopo aver mangiato usa gli stuzzicadenti, quindi io a volte questa idea nella mente che se qualcuno utilizza gli stuzzicadenti è colto, ma lei ovviamente non è così, però non tutti nasciamo fortunati, lei è un esempio. E allora cerchiamo un attimo di capirci. Quest'ultima domanda non riguarda il lavoro, quindi non scriverò la risposta, anzi chiudo già il computer. Voglio invece fare una domanda a lei. E non l'ho mai fatta in realtà, però adesso mi parte questo, questo momento, diciamo, di compassione nei suoi confronti, non lo so. Lei ora, a prescindere se ha una compagna, non ha compagna, fidanzato, sposato, in un futuro le piacerebbe avere una famiglia? E se sì, anche dei bambini, o anche senza bambini, magari prendere degli animaletti, una casa, che rapporto ha? Sono cattiva, sono perfida, però non riesco ad esserlo completamente. E l'argomento amore, l'argomento cuore, l'argomento volersi bene, prendersi cura, tocca sempre il mio cuore anche nei momenti di rabbia, di sconforto, quindi non scriverò una risposta, non c'è una risposta giusta, in questo caso soltanto non la prenderò in giro, però dica lei, io l'ascolto. Ok, facciamo che va bene così, va bene così. Signor Augusto, non voglio, diciamo, darle delle indicazioni su come sta andando questa ispezione, però bando alle ciance, ciancio alle bande, no, vabbè, indosso i guanti e le dico già, stia fermo, non si muova, non mi faccio arrabbiare, non... questa è una parte che non amo particolarmente, e soprattutto doverla fare tutti i giorni, tutte le ore, a tutte le persone, diventa un po' pallosa, quindi stia fermo e non mi faccio alterare, indosso i guanti, perché chiaramente chissà quanti germi e batteri lei possa, lei avrà, insomma. Sembra che stiamo andando al mercato del pesce. Questi guanti. Allora.
non si permetta mai più di dirmi cosa fare. Ho tutta la mia attrezzatura, so benissimo, ma ho bisogno certamente del suo aiuto. Allora, ha tipo una cosa come 30 secondi per togliersi gioielli, anelli, orologi, oggetti appuntiti, cose, esplosivi, insomma. Ancora 5, 4, 3, 2, 1, ok, basta. Iniziamo dagli occhi. Se sono rossi, lei sì. Visualizza un attimo. Guardi sempre qui. Seguo la luce. Se lei mi fa arrabbiare, l'appunto dritta negli occhi. No, non lo farei, non lo farei. Cioè, sono perfida, ma non così tanto. No, seguo la luce e se ha delle difficoltà a seguire la luce, mi fermi e me lo dica e sia sincero. Non sopporto le bugie, non tollero le ingiustizie, non tollero la falsità. Questo più di ogni altra cosa. Lei può starne certo. Segua bene. Ora mi dica se questo piccolo esercizio le dà fastidio. Cosa? Ok. Bene. Lei deve cortesemente dovrebbe stare zitto perché come lo dicevo e le ho detto ovviamente all'inizio, non c'è un rapporto di sintonia tra me e lei, perché io se voglio tra 5 minuti la licenzio. Segue il pennello. Le ha dato fastidio. Segue il pennello. Com'è ora il pennello? Com'è ora il pennello? Com'è ora il pennello? E le dita quante sono? Scherzato. Ok. Questo cos'è? Di che colore è questa penna? Cosa c'è scritto qui? Ok. Vado a mettere un gel. Se questo gel diventa verde, significa che lei ha bevuto alcol. O comunque ha fumato o non è in buono stato di salute. Si è proprio una pallina. Pallina in gel. Poniamo tutto 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 bla 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 bla. E andiamo subito. Chiedo il permesso per essere gentile, non perché voglio chiederlo a lei. Posso avvicinarmi? Ok. Controlliamo. Lei sa, vero, che io sarò la prima a vedere i risultati di questi esami. Allora. Pulito. Ultimi due strumenti.
pinza e stuzzicadente appuntito, non lo so, pinza per i capelli, test DNA, cose eccetera. Valutiamo, potrei farle un po' male, ma anche se lo dovessi far male non me lo dica, perché continuerei comunque. Infine controllo il suo volto, quindi la reazione agli stimoli. Sì, spero non le faccia, cioè nel senso, a una punta non dovrebbe sentire nulla, quindi sono abbastanza tranquilla. Un po' perfida, sì, quello sì, sempre. Ha sentito qualcosa? C'è stata qualche zona del viso dove ha sentito maggiormente, o in un modo un po' più intenso, o meno frequente, quindi più leggero? Ok. Bene, basta, mi sono stancata. Controllo l'esito, arrivo da lei, glielo dico, e poi chi si è vista si è vista. Allora. Signor Augusto, credo che lei sia in uno stato di controllo e consapevolezza del suo corpo abbastanza sicuro e completo, e aspetto i risultati degli esami, soprattutto del test alcolico. Ho apprezzato molto la sua risposta in merito alla famiglia, ci tenevo particolarmente. Si ricordi sempre che dietro una persona è buona e gentile, c'è sempre un passato, una vita molto travagliata. E se io ora sono diventata, lasci perdere qualche battuta così, se sono diventata in questo modo è proprio per il fatto che, diciamo, nel mio percorso di vita non ho ricevuto un passato molto felice, e a volte questo in una persona può giovare un po' di cattiveria, anche se sarò tutta la vita perfida, quindi non cambia molto. Ci tenevo comunque a fare un momento così un po' commovente e motivazionale. Ho scartato le ferie, cioè nel senso non avrà ferie, perché quando ho controllato la luce lei guardava in giro così, e chi pensa di essere lei per prendermi in giro, quindi lei non farà le ferie, però farà gli straordinari pagati, e almeno questo direi che può andare bene. Io oggi il mio controllo campione l'ho finito, chiedo gentilmente se può pagarmi il parcheggio e una briochina, un cappuccino, così per andare a fare adesso colazione. Niente, lei si aspetta pure che io la saluti? No.